di regalarvi notizie e di presentarvi grandi personaggi come Igor Cassina. Benvenuto, Igor. Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Un piacere trovarti. Parliamo di uno dei più grandi ginnasti del mondo. La lista delle medaglie è ricchissima. Io mi aspettavo di vedere una bacheca alle tue spalle con tutti i trionfi, invece un quadro a fare capolino. Sono nel mio studio privato e qui, diciamo, non ho nulla che faccia troppo riferimento al mio percorso come atleta. Ecco, però il passato è ovviamente molto molto bello, molto importante, in assoluto è bello per le persone perché ricordare ha sempre un suo grande fascino. Però quello che voglio dire è, tu sei uno di quelli che è rimasto legato in qualche modo al passato, oppure quando ha detto stop ha fatto quasi tabula rasa? Allora, bella questa domanda, molto profonda, perché di fatto io non ho mai detto stop al passato, da un punto di vista molto nobile e profondo, per il semplice fatto che lo sport che ho intrapreso all'età di 6 anni tuttora vive dentro di me. Come sapete, io 5 anni fa ho lasciato il mondo della ginnastica artistica come direttore tecnico, ho abbracciato un altro progetto, ma nonostante questo io sono totalmente un ginnasta, sono totalmente nel mondo dello sport, mi sento ancora, da un certo punto di vista, Igor Cassina, atleta, ma per la forma mentis. Questo non è poco. A proposito, so che tu una volta che hai mollato con la ginnastica, oltre a diventare poi un coach, hai detto facciamo anche la maratona, per sicurezza sei stato sotto le 4 ore. Esattamente, sono andato ad Atene proprio per festeggiare l'anniversario. E è stata un'esperienza magica che ho potuto condividere, tra l'altro, con Stefano Baldini, che l'ho invitato proprio a partecipare insieme a me, e tanti amici come Luca, Simone, Aurelio, che mi hanno seguito e supportato. Sono stato sotto le 4 ore, 3 ore 57 e 55 secondi, ma è stata veramente una gioia incredibile tagliare il traguardo, in primis perché sono ritornato per la prima volta dopo 15 anni proprio in quella città, ad Atene, e soprattutto perché quei 42 chilometri mi hanno insegnato molto, mi hanno insegnato qualcosa che fino a quel momento non avevo mai vissuto: resistere alle lunghe distanze. Io ho sempre fatto uno sport dove in un minuto facevo tutto, e per un ginnasta dirgli di correre è proprio l'antitesi. E correre comunque sulle gambe 4 ore è tanta roba. Ma infatti, guarda, le nostre chiacchierate poi prendono sempre una piega particolare. Uno è abituato, e lo faremo ovviamente, a parlare delle tue medaglie, delle tue emozioni, però vedo che mi lascio sempre guidare dalle risposte. Ad esempio, hai parlato di una maratona, innegabilmente vado a creare una unione col tema del doping, perché avete visto che adesso Alex Swart è stato assolto, e ci sarà comunque ancora un blocco per quanto riguarda l'attività sportiva di un atleta classe 84, però vorrei chiederti qualcosa in primis sulla persona, perché è una disciplina di cui ti sei innamorato, di un atleta che ha dato tanto, e qui addirittura siamo di fronte a qualcosa, posso dire, di terribile. Da sportivo, quello che ha subito questo atleta è terribile, perché qui si parla di provette manomesse col fine di colpire qualcun altro. Cioè, stiamo facendo passare quasi in secondo piano un'atrocità che è stata fatta uno sportivo, perché molti non si rendono conto quello che voi fate per arrivare dove arrivate, e gli è stato tolto tutto. Guarda, è una situazione dove potremmo utilizzare molti aggettivi. Io posso dire triste. Triste in primis per naturalmente l'atleta. Sappiamo, insomma, quello per cui è stato coinvolto l'atleta in questione diversi anni fa, che poi, insomma, è stato, diciamo, molto chiaro nel far capire alcune dinamiche. Passata quella situazione, si è trovato a rimettersi in gioco, e comunque sia, non è semplice far fronte a certe situazioni e rivivere direttamente qualcosa per la quale lui non aveva questa volta fatto, è molto duro da digerire, ma probabilmente è qualcosa che non digerirà mai. È una cosa che è veramente difficile da affrontare. È vero, nella tua disciplina il doping, ovviamente non parlo di te, parlo in assoluto.
potrebbe dare un beneficio, oppure lì non c'è difesa, doping o non doping che tenga? Allora, premetto che tutto quello che è migliorare le performance grazie a strumenti esterni non lo condivido, per il semplice fatto che noi atleti, l'essere umano in generale, al di là poi dello sport, deve riuscire a performare e metterci tutto il suo massimo impegno per raggiungere qualsiasi risultato grazie a se stesso, senza strumenti o scorciatoie o escamotage particolari. Detto questo, nella ginnastica artistica io posso parlare per l'Italia, non posso dare la certezza di quello che magari potrebbe essere fatto in altri paesi. Io ho vissuto totalmente e interamente il mondo in Italia e mai nessun atleta ha utilizzato delle sostanze per performare o migliorare. Detto questo, posso anche cercare di dare anche un dato oggettivo del perché nella ginnastica artistica potrebbe, uso il condizionale, non avere comunque un impatto. Anche se a prescindere da un impatto buono nessuno dovrebbe utilizzarlo, perché di fatto non è uno sport di resistenza e soprattutto, questo incide ancora di più che sto dicendo, c'è un gesto tecnico alla base che va oltre l'immaginazione di prendere una sostanza per fare un doppio, un triplo salto mortale o il movimento Cassina. Il movimento Cassina, tu puoi prendere qualsiasi sostanza dopante che niente ti potrà permettere di farlo, perché per fare il movimento Cassina, come tanti altri movimenti nella ginnastica artistica, servono due requisiti: l'allenamento, anzi tre, l'allenamento. Coniugato al talento, perché voglio dire, movimento Cassina, cioè non è male, un bel presentarsi, peraltro so che avevi fatto come Rocky, avevi fatto anche il Cassina 2, no? Il ritorno praticamente. Sì, il Cassina 1 è nato fondamentalmente da quel concetto di visione, no? Che è un bel concetto nella vita, vedere dove possiamo arrivare. Ecco, all'età di 13 anni, insieme ai miei allenatori, abbiamo avuto questa visione di iniziare a studiare un po' a livello teorico questa evoluzione di un movimento già esistente. Dopo sono riuscito a presentarlo alla internazionale e essere stato riconosciuto come primo atleta al mondo a presentarlo. E successivamente ho studiato, ho lavorato per il Cassina 2, quindi due avvitamenti. Non l'ho mai presentato in una gara ufficiale perché non avevo di fatto raggiunto quella sicurezza, quella stabilità per portarlo in una gara. Molto rischioso, molto, molto, molto. Sì, ma io sono rimasto impressionato perché io, voglio dire, ricordo, ero bambino, Montreal 76, la fantastica Nadia Comaneci, delle cose che poi colpevolmente tutte queste discipline sono messe, saliamo su un carro quando c'è un'Olimpiade, tutti a celebrare l'italiano, poi ce ne dimentichiamo per 4 anni e lo rispolveriamo 4 anni dopo. Questa è una problematica che abbiamo. Intanto anche c'è una piccola problematica di connessione, dai un'occhiata se magari... ci sono piccoli problemi col wifi, spero che tu senta a dovere. Ecco, dicevo, è vero, però vedere queste azioni incredibili fa anche paura. Non c'è il terrore di farsi veramente male, perché se cadi nel modo sbagliato uno dice è irreparabile. Cioè, si vive con la paura nella tua disciplina? Allora, di fatto la ginnastica artistica è uno sport che ha una componente di rischio, indubbiamente, naturalmente fatto ad alti livelli. Soprattutto la sbarra è uno di quegli attrezzi, dei 6 attrezzi della ginnastica artistica, dove è definito un pochino l'attrezzo per i più temerari, per coloro che insomma amano il rischio. E a me è piaciuta da subito questa componente, il fatto di lasciare l'attrezzo, andare nel vuoto e non avere la certezza di riuscire a riagguantare la sbarra. Mi ha sempre affascinato. Quindi affrontare un gesto di suo già difficile e non essere totalmente sicuro, perché essere non sicuro tante volte ti mette in quella condizione di sfidarti sempre con il buon senso. E ci sono tantissimi atleti che nell'attrezzo della sbarra tirano un po' i remi in barca, quindi dicono: ma sai che c'è? Mi fa un po' paura, non sto a presentare un esercizio così complesso, faccio qualcosa di un pochino più semplice, perché effettivamente
a differenza magari di altri attrezzi, bisogna avere il cuore impavido. E beh, adesso poi si vede, perché alla fine ho ottenuto quei trionfi. La lista è lunghissima, vi invito ad andare direttamente su Wikipedia, fate prima, comunque ci sono degli ori olimpici, dei mondiali, dei successi clamorosi. Rivivi un attimo quelle emozioni, perché credo che ogni momento faccia parte di un'epoca, di una disciplina, faccia parte di una fase di vita di una persona. Il primo trionfo. 23 agosto 2004, la mia più grande gioia e soddisfazione, perché non avevo di fatto capito quello che era successo, e voglio essere sincero in questo. Sul gradino più alto del podio ho pensato alla mia profonda gratitudine nei riguardi dei miei genitori che erano lì presenti. Quindi di fatto ho fatto fatica a godermi a pieno quel momento. Non sono riuscito a farmi trasportare da quella famosa emozione. Ho pensato prevalentemente perché non riuscivo a cogliere quel momento. Non sono riuscito a cogliere quell'opportunità di godere quel momento di gioia. L'ho vissuta pensando a quello che stavano provando i miei genitori per me, mio papà Carlo, che saluto, mia mamma Tiziana e mia sorella Mara, che sono veramente le persone più importanti nel mio percorso di vita, che mi hanno permesso di realizzare questo grande sogno. Oggigiorno sono felice nel dire, grazie poi al mio nuovo progetto di vita, sto imparando ad emozionarmi, cosa che di fatto prima avevo sempre tenuto da parte per mantenere quella lucidità e quella forma mentis. È che quella forma mentis in palestra la portavo anche fuori, e quindi il concetto di emozioni ho sempre fatto fatica a tirarlo fuori. Oggigiorno invece ci sto riuscendo. Hai detto nuovo progetto di vita, dopo torniamo al passato, ma passiamo da passato a futuro e viceversa. Che cosa ti attende? Oggigiorno, da diversi anni a questa parte, sono un imprenditore nel settore benessere, e quindi il mio impegno, la mia mission è quella di migliorare la qualità di vita delle persone, dal benessere sia fisico che economico, ma anche sul concetto di avere un miglior stile di vita, quindi riuscire a prenderci più tempo di qualità per noi stessi, per i nostri piaceri, per le nostre passioni e per i nostri interessi. Quindi di fatto in questo lo sport è una componente molto importante, perché lo sport è il miglior strumento che abbiamo di educazione, quindi fondamentale, ma è anche uno degli strumenti importanti per alzare le nostre difese immunitarie, che insieme alla nutrizione, l'integrazione, indubbiamente, oggigiorno, visto il momento storico che abbiamo vissuto, io dico abbiamo perché la mia mente già mi proietta a veder finito questo momento e questa situazione in forma ottimistica. Eh beh, questo è doveroso, lo speriamo veramente tutti, ma rimanendo al presente in questo caso e non al futuro, perché purtroppo veramente non lo conosciamo, nessuno di noi, dico qualcosa invece relativo alle palestre, perché tu sei uomo di sport ed è una situazione molto preoccupante, a parte che volutamente noi non parliamo mai di politica, potremmo fare mille considerazioni, uno direbbe l'autobus è pieno, perché il ristorante è vuoto, perché la palestra sì, i protocolli. Da sportivo, cosa significa questo? Da sportivo, allora mi sento con te, con tutte quelle persone, insomma, che ti stanno ascoltando, mi sento responsabile e voglio sentirmi responsabile delle parole che io utilizzo. Non concepisco come lo sport, come ho prima definito, essere uno strumento di grande educazione, di altissimi valori e soprattutto con dati alla mano, provato dai più grandi luminari, dai più grandi scienziati, essere uno strumento che alza le difese immunitarie. Non per diventare campione del mondo, per praticare lo sport sano, il movimento, e non concepisco come uno così alto valore debba essere tenuto da parte. Io non sto parlando del discorso del business, che il business e fare successo è una cosa altamente di valore. Sto parlando del benessere delle persone. Siccome in questo momento storico ci stiamo occupando e stiamo cercando di trovare quella famosa soluzione per il benessere delle persone, tenere in disparte uno dei migliori strumenti di benessere, che è la pratica dello sport, la reputo qualcosa di inconcepibile. Con tutti i sistemi di sicurezza, distanziamenti, tutto quello che serve, non è concepibile.
Sì, capisco perfettamente. Devo dire che ormai in tutti i settori si ragiona così, cioè si dice se le attività rischiano di saltare, se c'è bisogno di integrazione, se c'è bisogno di tutela della salute, verifichiamo delle riaperture secondo i protocolli di sicurezza perché non si può andare avanti così non sapendo per quanto tempo. Questo è quello che viene detto un po' da tutti e arriva anche la voce di un grande campione come Igor che appunto è uomo di sport e che ci mette in evidenza un altro elemento, perché è vero che tu hai fatto lo sport ai massimi livelli, arrivano tanti complimenti per te anche per questa affermazione di uno specifico ora da Vania Conte, ma il concetto che Conte credo che non sia il cognome una parente dell'ex presidente del Consiglio, perché insomma lui non è che abbia fatto moltissimo per aprire le palestre e devo dire, mi pare di percepire, neanche il nuovo governo abbia particolari intenzioni. Ecco, quello che tu evidenzi che è una tutela per l'atleta professionista, ma anche per l'italiano medio, cioè se io vado a fare un'oretta di tapirulan, mi rafforza le difese immunitarie. Assolutamente, ma questo sì, è detto in questo momento da Igor Cassina, ma questo è comprovato dalle più alte sfere nel mondo della nutrizione, dell'integrazione e della scienza. Quindi fare sport è una delle migliori forme di prevenzione. Prevenzione semplicemente significa prevenire l'insorgere di una serie di disturbi, come le malattie cardiovascolari. Nel momento in cui la più parte degli italiani, adesso occupiamoci dell'Italia, ma siamo cittadini del mondo, però stiamo parlando insomma della nostra nazione, dovessero adottare una buona abitudine di fare una buona camminata, ma andare in una palestra, avere qualcuno che ti segue, fare degli esercizi mirati per il tuo obiettivo e fare poi anche allenamento da casa, è la miglior forma di prevenzione, insieme a che cosa? A buone abitudini quotidiane, imparare a bere acqua, imparare a fare una colazione sana, a fare uno snack, a raggiungere il proprio fabbisogno proteico giornaliero, il riposo. Sono tanti i fattori, cioè la torta è grande e deve essere ricca di nutrienti. Lo sport, insieme alla nutrizione vera e propria e l'integrazione, sono un ingrediente principe. Perfetto, torniamo indietro ancora in questo viaggio nel tempo ai tuoi successi. Hai citato Atene, un momento magico, poi tanti altri risultati. Come si fa a rimanere sulla cresta dell'onda? Perché è banale dire la professionalità, l'impegno, elementi che hai citato proprio ora in termini, per esempio, nutrizionali, ma anche l'aspetto mentale, allenamento ripetuto a mille. Una volta vedevamo i tennisti che a 25-26 anni mollavano già, il caso di Björn Borg nell'82, faccio un esempio. Lo stress era eccessivo. Tu come hai fatto a reggere? Allora, la parte mentale ha una componente più alta e per una componente più alta intendo che per pensare di andare tutti i giorni in palestra 5, 6, 7 ore e subire comunque una forma di stress, perché naturalmente è stressante, stressa le articolazioni, stressa il corpo e la mente al tempo stesso. Dedicare fondamentalmente così tante ore occupate per un grande obiettivo. Quello che ti può essere di aiuto e quello che per me ha fatto la differenza è stato abbinare due parole che sono passione profonda. Non solo avere una passione, ma avere quella famosa passione profonda che ti permette di scoprire interamente quanto ci tieni a quello che stai facendo. E quando capisci e quando comprendi che quello che stai facendo ti genera un'emozione forte perché ti spinge a superare i famosi limiti, ma soprattutto a metterti in gioco. E nonostante tutto, nonostante le circostanze, nonostante le difficoltà, nonostante le avversità, proiettare la tua testa a quello stato emotivo che ti genererà quando realizzerai quel tuo grande obiettivo. E quel grande obiettivo deve, in maniera imperativa, dovrebbe essere insegnato fin da subito, sia dai genitori, dalle famiglie che a scuola, di sognare. Una parola che oggigiorno, e non solo per il momento storico che stiamo vivendo, perché è proprio nei momenti di maggior sconforto, dove noi italiani siamo così forti a riuscire a farci carico della situazione e vedere quel classico binomio che è crisi uguale opportunità.
non nascondendoci da quello che stiamo vivendo, ma cercando di tirar fuori il meglio di noi, perché in questo momento storico sono sicuro che ognuno di noi è diventato più forte, perché ha imparato a gestire quello che è un concetto di adattarsi al cambiamento. Adattarsi al cambiamento, il grande sportivo, ma la grande persona, perché l'essere umano ha un grande valore, che è quello di poter, se vuole, credere in se stesso per fare la differenza. Beh, penso che tu l'abbia dimostrato, abbiamo citato il primo successo importante, ne hai avuti altri ovviamente, però quella Atene 2004 rimane il momento più importante, l'emozione più forte che hai provato nella tua carriera sportiva. Allora, di emozioni forti, anche se ho sempre fatto fatica a tirarle fuori, ma dentro di me comunque avvertivo il compimento di qualcosa di molto particolare. Indubbiamente il 23 agosto è stato un pochino l'apice, perché è il sogno che avevo fin da piccolino. All'età di 10 anni, al sabato dello Zecchino, non ero andato per cantare, a fare un'esibizione, l'allora Didi Leoni, giornalista di Canale 5, mi disse: Igor, cosa vuoi fare da grande? E io dissi: ma vorrei diventare un campione in ginnastica. E lei: per quello ti vedo bene. Quindi il concetto è che il 23 agosto è stata la realizzazione di un sogno, ma io ti posso dire che aver deciso e consapevolizzato di lasciare l'attività fisica ad alto livello è stato qualcosa che è un po' un paradosso da raccontare, ma di fatto mi ha generato una profonda emozione, perché è stata la scelta più difficile nella mia vita. Io vi posso garantire, e mi piace essere il più trasparente e sincero possibile, che non avrei mai immaginato nella mia testa di lasciare non il mondo della ginnastica, ma di lasciare Igor Cassina come ginnasta. Anche quando ero a ridosso delle ultime gare, facevo fatica a pensare che magari da lì a un anno avrei dovuto reinventarmi e capire cosa fare per il mio futuro. Cioè, non lo volevo accettare. Quindi è stata una grande emozione, nel senso buono del termine, aver maturato la consapevolezza che era arrivato il momento di lasciare. È stata per me, ve lo posso garantire, la scelta più difficile. Non sono state le 3 operazioni che ho avuto, che mi hanno lasciato fuori diversi mesi e che anche i medici mi avevano detto che sarebbe stato difficile per me tornare a fare le gare. Non è stato affrontare la paura, non è stato affrontare tante avversità, perché sono caduto molte più volte rispetto a quando le cose sono andate come la mia testa le vedeva. Il fatto è che non ho mai mollato, ma non aver mai mollato mi ha aiutato a diventare e temprare il mio carattere, a diventare una persona più forte e riuscire a emozionarmi per aver capito che era arrivato il momento di lasciare, perché di fatto ero felice e appagato di quello che questo bellissimo mondo mi aveva lasciato. Cos'hai fatto il primo giorno che hai smesso? La mattina dopo? Vuoi saperlo? Io da quando ho deciso che avrei lasciato la vita da atleta, il giorno dopo ho comunque mantenuto la mia routine, quindi sono comunque andato in palestra con la testa di colui che entrava in una palestra senza di fatto avere una preparazione mirata per una prossima gara. E quello ti dico che da un certo punto di vista mi ha lasciato. Sai quando ti svuoti e dici: ok, sono arrivato, ok, a posto, sono felice. Ma d'altro canto entravo in palestra sempre con quel briciolo di amarezza, come dire: ma sarà stata la scelta giusta? Magari potevi arrivare ancora a fare Londra 2012, ma ecco, ho fatto per un bel periodo, e lo dico in maniera molto calorosa, ho sempre mantenuto la mia routine, piuttosto di stare in palestra 6 ore, magari ci stavo un paio d'ore. E quindi quella cosa più bella che ricordo, che anche le domeniche avrei potuto magari andare a fare un giro con gli amici. E io spesso andavo in palestra, mi sedevo sulla pedana del corpo libero con la tuta silenzio e guardavo gli attrezzi. So che qualcuno in questo momento potrebbe pensare a qualcosa, ma il Cassina ne ha prese così tante di botte. Sì, ne ho prese tante, però state tranquilli che questo ve lo condivido, perché veramente io ho vissuto il mio mondo, quello della ginnastica, con un'intensità così notevole che di fatto io ero nel mio habitat naturale. Ero in palestra, guardavo gli attrezzi
è quella famosa visione, no? Che poi mi ha aiutato a fare quello che ho fatto. Beh, veramente un impegno mentale importante, però, perché se tu noti, poi tanti grandi sportivi dopo ritornano, e tornano quando non sono più loro. Tu questa voglia non l'hai praticamente mai avuta. Allora sì, la voglia da un certo punto di vista ogni tanto ti assale. Ripeto, questa è la mia esperienza, è il mio punto di vista. Ritengo che quando un atleta decide di smettere, di lasciare le competizioni, è perché ha un buon motivo. E il fatto dopo di ritornare, boh, punto di domanda. Ammiro, apprezzo quegli atleti che dopo anni dicono ritorno e magari riescono ad eccellere ancora. Chapeau, bravissimi, non sto dicendo nulla in contrario. La mia visione vuole mantenere quella sorta di fede, diciamo, e di profondità, che quando Igor Cassina ha deciso, è perché ha deciso. E quindi significa che aveva delle buone motivazioni per dire basta. Ci sta. Ma a proposito di sportivi, qual è l'atleta che più ammiri? Partiamo da lì, partiamo da quello che più ammiri. Allora, io sono, grazie a mio papà Carlo, di fatto avrei dovuto praticare il ciclismo, perché avevo già la bici pronta. Che è mio papà un fan accanito dello sport in generale, ma soprattutto del ciclismo. Quindi sono nato di fatto seguendo lo sport, seguendo anche lo sci. Quindi potrei dirvi in maniera molto tranquilla Alberto Tomba. Ci sono state diverse situazioni quando faceva la seconda manche dello slalom speciale o dello slalom gigante, che più o meno cadeva verso le ore 13, perché iniziava alle 12:30, lui partiva magari in fondo, perché partivano una volta dal 15 fino al primo e dopo andavano avanti fino al 30esimo, e io volevo vederlo. Siccome avevo scelto una scuola privata che mi dava la possibilità di fare i due allenamenti al giorno, il secondo allenamento io lo facevo dalle 5 alle 8, ma dalle 13:30 dovevo essere a scuola. E mi è capitato più di una volta, su autorizzazione del grande papà Carluccio, di mio papà, di stare a casa a seguire la performance di Alberto Tomba e magari arrivare a scuola 5-10 minuti più tardi. Quindi Alberto Tomba è stato sicuramente un punto di riferimento per seguirlo. E poi Valentino Rossi mi è sempre piaciuto molto, perché mi è sempre piaciuto il mondo delle moto, mi ha sempre affascinato. Quindi non parlo della persona Valentino Rossi, perché di fatto non ho degli strumenti, non è che lo conosco. Ho avuto il piacere di regalargli una sbarra di legno fatta da mio papà, perché in occasione del Mugello di una gara della MotoGP, insomma, mi avevano messo in condizione di poterlo conoscere, mi ha fatto una bellissima impressione, mi ha dedicato 15 minuti del suo tempo prima del warm-up. Quindi per me è stato tanta roba e quindi l'ho Beh, sempre un sì. po' ammirato. Sì, ma Sì, ci beh, sono non è tanti, poco. tanti atleti. È Ci vero, sono ma anche tu hai tantissimi. dedicato il tuo. Perché voglio dire, anche Igor Cassina, che dedica 15 minuti a Valentino Rossi, posso dire che è un interscambio interessante, perché parliamo di due giganti, non si discute. Poi su Alberto Tomba, che è un caro amico mio concittadino, beh, la mia generazione, ho qualche anno più di te, e Alberto, mi ricordo che quando scendeva, noi a scuola mettevamo i televisori nel corridoio e tutti guardavamo la sua discesa. Qualche volta ho ancora un mio libretto delle giustificazioni in cui scrivo come giustificazione motivo slalom Kranjska-Gora Alberto Tomba, ed era la giustificazione da scuola di noi classe 68, perché Alberto era un idolo. Tra parentesi, c'è stato un momento in cui si è dedicata alla Fokker Texas Hold'em, io commento tornei un po' in giro per l'Europa, e mi ricordo che una volta mi chiama e mi dice: io sto un momento sonnecchiando, sono Alberto, ho bisogno di consigli di poker. Mi sembrava un film, perché dico, l'idolo della mia generazione, no? E poi gli ho dato un paio di dritte e gli ho regalato un mio libro. Peraltro mi ha chiamato un manager di una room e mi ha raccontato che tu hai anche partecipato a un torneo in passato, non sei un giocatore, ovviamente noi stiamo raccontando un episodio non in chiave legata al gioco, non parliamo di ciò, parliamo meramente di sport, però una cosa particolare, l'applicazione dello sportivo, con tanti ho parlato, relativamente a questo gioco che ricordiamo sempre ha l'abilità preminente sull'aleatorietà. Che cosa significa per uno sportivo provare una disciplina come questa? O ad esempio, dico gli scacchi, adesso c'è
la bellissima serie Netflix Queen's Gambit, che molti chiamano la regina degli scacchi, ma è in realtà un errore, è la regina del gambetto, che è un'apertura degli scacchi con C4, C5, D4, con un sacrificio di pedone molto bella, e poi si sviluppa un gioco. Ma al di là di questo, che cosa significa per uno sportivo? Sì, vorrei brevissimamente riallacciarmi alla tematica dello sci, perché io ho veramente tantissimi amici nel mondo dello sci, nonostante comunque arrivo da un mondo che di fatto è diverso, no? Per mille motivi. E sono passato da Alberto Tomba, slalom speciale gigante, a creare una bellissima amicizia con l'uomo più veloce del mondo sugli sci. Lui si chiama Ivan Origone, chilometro lanciato insieme al fratello Simone, ma Ivan detiene il record del mondo con oltre 254 chilometri orari. Sono stato anche a vederlo a Vars quando ha fatto una gara sul tentativo e vi posso assicurare che per un temerario come me andare al blocco di partenza, che loro partono di lato e poi dopo si spostano e tirano giù dritti, naturalmente è stato tanta roba. Quindi saluto Ivan e magari dai, avrei la possibilità di intervistarlo. Ma magari mentre scende a 254 l'ora con gli sci, lui ce la fa, secondo me. Io guarda, vabbè, lì con la neve non potrei andare neanche in macchina, che dove non vado comunque ai 254, men che meno con un gatto delle nevi. Però, come non intervisterei te sulle sbarre, non intervisterei lui mentre scende. Potevo intervistarti allora a un tavolo da poker, lì rispetto ai tuoi esercizi o la discesa ai 254, se ti scoppiano gli assi è roba da ridere, lì della paura non ne hai, giusto? Assolutamente. Tornando alla tua domanda, per me è stata una bellissima esperienza quello che ho fatto e mio papà mi ha trasmesso anche un po' la passione per le carte, quindi mi è sempre piaciuto giocare a carte anche con i miei compagni di allenamento nei momenti magari di intervalli nei collegiali di pausa. E sono riuscito ad approdare alla finale e quindi per me è stato bello. Mi sono confrontato, c'era Max Pesatori, mi sembra. Pescatori, Max Pescatori, certo. Pescatori. Quando ho fatto quella partita, ma c'erano anche tanti altri che erano nomi importanti che poi dopo mi hanno detto e condiviso. Credo che l'atleta abbia un ingrediente principe che è quello della concentrazione. E naturalmente quando si gioca a carte è molto importante essere totalmente concentrati, avere un battito molto basso e riuscire a tenere un pochino a bada la gestione, la situazione e fare la mossa giusta al momento giusto. Ma bisogna essere la persona giusta. Non si discute. Devo dire che ci sono tante strategie, però lo sportivo ha già un'applicazione mentale. Abbiamo parlato di sportivi che apprezzi, ma vorrei parlare anche di sportivi che hai incontrato, perché insomma quando si va alle Olimpiadi magari ti spunta un dream team. Chi hai incontrato che veramente ti ha colpito in quell'istante? Sydney 2000, la mia prima Olimpiade. Eravamo nella sala giochi del villaggio olimpico. A un certo punto stavo facendo una partita a calcetto, mi giro e di fianco a me c'era Sotomayor. Grande nel salto in alto, certo. ha creato lui il primo record del mondo e io ripeto, avendo sempre seguito lo sport, ci sono un po' delle perle nello sport indipendentemente dal tuo e quindi quello mi ha affascinato tantissimo. È stato molto bello poter vedere dal vivo Usain Bolt, quindi partendo da Sydney 2000 all'ultima alla quale io ho partecipato attivamente come atleta, che è stata a Pechino 2008. E anche lui è stato molto emozionante, anche perché oltre a essere dei grandi campioni che veramente hanno fatto la storia dello sport, sono anche delle icone per come si pongono. Usain Bolt, insomma, ha attratto tantissime persone a seguirlo, anche se non erano di fatto magari così appassionati dello sport, ma proprio per le sue gesta, per il modo, per la mimica, per la comicità in qualche modo che ci metteva. Così un po' mi permetto di dire anche come Valentino Rossi, che ha sempre creato delle gag, delle cose un po' particolari e ha attratto tante persone comunque a seguire poi le moto, ma perché c'era lui che poi faceva qualche numero particolare, non solo in moto ma anche fuori. È vero. Olimpiadi, che effetto fa? Che flash è arrivare nel villaggio, giocarsi un sogno, peraltro, come hai detto, in un minuto, il lavoro di 4 anni. Che magia ha un'Olimpiade?
È il sogno per qualsiasi ragazzino che intraprende uno sport e quando capisce che inizia a piacergli, non che inizia a diventare bravino, ma quando ti inizia a piacere quello sport è inevitabile che la tua testa ti proietta a dire ma che bello magari un giorno andare alle Olimpiadi. Quindi questo fascino, questa cultura dell'Olimpiade è qualcosa che di fatto ci viene insegnata in maniera naturale, di portare la nostra mente a catapultarci a quel giorno, a partecipare alle Olimpiadi. E quindi la mia prima Olimpiade è stato qualcosa che ha avuto un fascino particolare. Non avevo nessun tipo di aspettativa sul risultato finale. Sì, avrei potuto conseguire un bel risultato alla sbarra, ma la mia più grande gioia e soddisfazione era quella di dire sono arrivato a un'Olimpiade e poter stare con tutti gli atleti di tutto il mondo, di tutte le discipline sportive, è un'esperienza che naturalmente ti riempie, che ti porti per sempre. Non voglio fare il filosofo o toccare discorsi particolari, ma di fatto la vita è un insieme di esperienze. Quindi non mi piace mai dire che si fanno degli errori o si è fallito. Sì, è un percorso di vita questo, ma più che chiamarlo fallimento o errore, quindi darci magari delle colpe, è semplicemente dire ho vissuto delle esperienze. E quindi a volte nel nostro percorso di vita ci sono delle esperienze che veramente ci lasciano quella magia, come nel mio caso partecipare alla prima Olimpiade. Allora, lascio la filosofia per un po' d'amore, cose spicciole, ma è vero che al villaggio olimpico nascono grandi amori? C'è la mia compagna che mi sente, non posso condividere. Hai ragione, no, hai ragione. Dai, che un paio ve le racconto, dai. Vai, no, allora... Non posso. Non puoi, ti fa segno, non se ne parla. No, ma dille allora... che è andato in prescrizione. Sydney 2000, già in prescrizione. Sono passati 21 anni, puoi dire quello che vuoi. Amore, guarda che ti chiamano fuori. No, allora, di fatto... Io non ho mai vissuto direttamente questa esperienza. Mi cresce il naso? No, è ancora lì. anche perché ho avuto sempre il piacere poi di partecipare alla finale. E quindi gli allenamenti sono in virtù di una qualificazione. Fai la gara di qualificazione, accedi alla finale, tale che mantieni altissima la tua concentrazione. Poi anche lì è un discorso un po' particolare, che ognuno gestisce un po' a suo modo, anche il lato sessuale con la propria donna o comunque sia con il proprio partner. Quindi di esperienze indirettamente so che ce ne sono state diverse anche molto simpatiche, ma so che non c'è tempo per raccontarle. Il tempo vola, quindi siamo costretti praticamente a chiudere magari con un altro argomento non così diretto ma più legato magari allo sport, giocato, diciamo, vissuto. E non ciò che è piacevolmente a latere. Allora, tu da bambino subito un quarto posto a una prima manifestazione, hai capito subito che la stoffa c'era, ma quando è che veramente hai detto sta a vedere che io lo posso fare di mestiere? Sì. Il quarto posto, che tra l'altro doveva essere un terzo posto, è che il mio allenatore era in giuria e per non, insomma, dare a vedere che mi regalava i punti è stato un po' più basso, ma è stato troppo basso, quindi poteva essere un terzo posto, ma va bene così. Io dico sempre, siccome mio papà Carlo ha un'azienda nel campo del mobile, quindi di Meda, e in Brianza sappiamo Meda città del mobile, il quarto posto è semplicemente stato fatto per lui, soprattutto quello delle Olimpiadi di Pechino, mio quarto posto, la famosa medaglia di legno. Ho voluto regalare una medaglia di legno a mio papà, che ha creato insomma qualcosa di storico nel mondo del mobile. E detto questo, a quell'età insomma era ancora un po' difficile auspicare o pensare che avessi delle caratteristiche particolari, ma all'età di 17 anni sono stato il primo atleta italiano junior a confrontarmi contro i senior e diventare campione italiano assoluto nella storia, il primo atleta italiano junior a vincere contro chi già partecipava al Mondiale e Olimpiadi. E lì effettivamente ho detto, cavolo, ho fatto questo grande risultato, allora significa che tutti gli allenamenti fatti, nonostante le difficoltà, perché dico sempre che se fossi stato nell'ex Unione Sovietica, il giorno 2 mi avrebbero rispedito in un altro sport, perché ero alto, gracilino,
e di fatto nessuno mi seguiva quando ero piccolino, anche gli allenatori, che ringrazio, che poi col tempo mi hanno dato fiducia, all'inizio nessuno mi calcolava, nessuno avrebbe investito due delle vecchie lire che Igor Cassina avrebbe potuto fare qualcosa di buono. Quindi ragazzi, ragazze, chi ci sta ascoltando, nella vita, che sia sport, lavoro, qualsiasi cosa, non molliamo mai, che ce la facciamo. E con questa affermazione noi chiudiamo la nostra diretta, perché ci hai regalato un saluto che è un inno alla vita, a un 2021 che possa essere in rampa di lancio. Io ti ringrazio veramente di tutto cuore per la tua splendida partecipazione alla diretta con iBet Social. Spero di ritrovarti, di raccontare tanti altri progetti futuri, perché sei una persona che ha un passato, un presente e un futuro, che ha vissuto. Credo che non sia una cosa banale. Tanti non riescono a trovare la dimensione quando tutto finisce. Tu hai smesso il giorno prima che te lo chiedessero, che è il grande pregio di un atleta, e hai saputo costruire un dopo. Veramente complimenti e in bocca al lupo per tutto. Grazie e a bomba! Ciao!